Bene, dove stiamo andando? Stiamo andando ad Samba Vlog. Facciamo il Samba Vlog della moto. Dobbiamo raccontare delle ragazze che abbiamo conosciuto. Dai, che siamo in ritardo. Corri, corri. Bene, dove stiamo andando? Stiamo andando ad Sound of Love. Lo sentite? The Sound of Love, eh? Che robetta, yeah. Lo chef Max Mariola che ci ha invitato a Vagnà. Sei venale all'inaugurazione del suo nuovo ristorante, dove io mangerò per la prima volta la vera carbonara. Non so se farò la carbonara o meno, però lo spero, perché veramente non ho ancora assaggiato la carbonara come deve essere fatta. È troppo fortemente tutto troppo buono. The Sound of Love, eh? E io dovrei essere a dieta. Bene, Max adesso è in giro che guarda, c'è il delirio. Però siamo venuti per assaggiare la famosa amatriciana baracca. Mi sento un food blogger. Questo per me è il primo mappazzone. Andiamo all'assaggio. The Sound of Love, eh? Al suo perché. Niente, l'abbiamo persa. L'abbiamo persa. Mina, non guardare. Apertura del ristorante. Siamo qui a Via San Marco 26. Esattamente. Ma cosa facciamo forse quest'anno? Quest'anno, ragazzi, facciamo divertire. Perché lui, mentre sta sulle due ruote e suda, si ammazza, si impegna, io starò a cuocere qualcosa di buono. The Sound of Love, eh? Che robetta, yeah. Facciamo il Sound of Love della moto e il Sound of allora, Love sia con la sgommata che sia sulla padella. Allora, ragazzi, finalmente direi che ci siamo, perché dopo una marea di mesi ad allenarsi, adesso devo andare ad allenarmi, a rompermi i coglioni, ci sono, fa freddo, devo mettermi la pancera come quelli di 75 anni, perché sennò mi viene il cagotto, ma bisogna farlo perché la stagione si sta avvicinando. Non vi ho ancora detto un sacco di cose, nel video del primo test dell'anno, cioè tra pochissimo, andrò adesso l'1, 2, 3 febbraio e lo vedrete, mega annuncio che mi sto tenendo dentro da tanto. E oltretutto in questi giorni siamo andati in giro, abbiamo fatto incontri, vi dicendo, per riuscire a mettere insieme quel progettone di quest'anno che non posso dirvi, perché ogni volta che dico le cose poi prendo le ranzate nei denti, poi capitandomi le cose a manetta non riesco neanche ad aggiornarvi su tutto, perché mi sono distrutto il ginocchio. Chi mi segue su Instagram lo sa, e se non siete ancora iscritti su Instagram andate a pigiare il tastino. Operato dal mitico Vittorio Dottor Di Giacomo, già carichi dopo 10 giorni, che bella la tecnologia. Ultimi allenamentini, poi finalmente Valencia, prepararsi alla nuova stagione. Poi io, come al solito, ragazzi, io ve lo dico, se avete un'aziendina, volete far parte del mega progetto dell'anno prossimo con IRC, gare di salita, national, via dicendo, scrivetemi nella mail qui sotto che vedremo di fare un qualcosina di carino insieme. Cose che ero curioso di fare, c'era la criosauna. Infatti oggi sono da LM Aesthetic Clinic, che hanno un non plus ultra nuovissimo, doppia camera, cioè una roba che non avevo mai visto, però troppo curioso di provarla, perché hanno detto tutti che è una bomba, quindi vediamo un po'. Allora, devo dire che sono alquanto fashion, anche con ciabattina così non è male. Vediamo se ci lascio le penne o meno. Fatto così. Allora, ho sofferto
tantissimo il primo minuto, poi ti abitui e adesso sto tipo sulle nuvole. Da Dio, cioè... Oh, bellissimo, bellissimo. Però è pazzesco la botta che ti dà e non sembra, perché anche io quando vedevo i video dici sì dai, 2 minuti, 3 minuti, 4 minuti, cosa sarà mai? Ma questa qui, che ha la doppia camera e tutto, va a meno 120 gradi. Cioè, a un certo punto non ce la fai più. Cioè, ti si anestetizza tutto. Cioè, non è che non ce la fai più, ti abitui perché ti si anestetizza tutto. Quindi, figo, non figo. Estamos en Valencia, señores y señores. Sapete, nel weekend inserisco tutti gli spoilerini che poi vi spiegherò meglio nei video dedicati. Primo test a Valencia, 3 giorni di fuoco dove metteremo a posto lei, la Q4S per le gare di salita e per l'IRRC. Per il National è un discorso a parte che faremo e approfondiremo nel video dedicato. Adesso però ragazzi è ora di far ripartire la mucone ignorante. Da Dio, privé, cose. E adesso, mentre torniamo indietro, io lavoro perché abbiamo un po' un contatto. Più contatti perché io, al contrario tuo, soprattutto lo so. Lavoro per il content. Quindi, contatto. E domani, per domani, dobbiamo trovare una buona guida turistica. Una buona guida turistica. Dai. Freschi come delle rose. Cioè il fisico. Come ci arrivi al lavoro? Come ci arrivo? Fresco come una rosa. Ieri seratone in centro a Valencia. Stamattina si gira, si prova la Hyper 698, nuovo mezzo di Ducati. Guarda lì che carina. Direi che della nostra vita non possiamo lamentarci. We'll be right back.
tanta l'ignoranza, ragazzi. Puttana. Niente, non è abbastanza. A few moments later. Censuriamo. No! Voglio un burnout dopo. Festeggiare queste giorni a Valencia. No. Sei capace? No? Ti senti? Vivo la mia vita un quarto di miglio alla volta. Che meraviglia, Luca. Madonna, non so neanche la tua figa. Eccoci qua, insomma. Luca, ti dobbiamo raccontare delle ragazze che abbiamo conosciuto. Sto aspettando. Allora, ci arriviamo. Mi avete guardato e stanno andati via. Più o meno. Arriviamo, tramontino, acquetta calma, scendiamo, se due bellissime ragazze. Carine, dai. Hai preso l'Instagram? No. Aspetta. Noi siamo alle prime armi. Tu sei ormai un trentenne che la tua vita l'hai vissuta. Lascia vivere i nostri. Anche basta. E alla fine è finito a chiacchierare con la ragazza. Scopro. Era poliziotta di Madrid. E va a cavallo. È una poliziotta a cavallo. Che sexy. Figo, cazzo. No, cazzo. E insomma, niente, quindi ci mettiamo un po' a parlare, ma ogni tanto non riuscivo a finire le frasi perché non, il mio spagnolo non è che sia proprio. No. E quindi dicevo, vabbè, English, vabbè, italiano. E loro, no. E quindi alla fine ci siamo messi in questa situazione un po' cringe. Che avete immaginato la vostra vita e i figli con queste ragazze? Palesemente assieme. No, e non potete neanche farmela vedere. No. Non avete No. Mamma. Molto bella. Le coglione. Direi buon appetito, ragazzi. Yeah. Oh zio, ti stai facendo una mezza padella. No, vedi tu Luca, non so, se vuoi arrivare a metà. Raga, non c'è più riso. No, Luca, raga, testimoni. Aspetta, sembra io pazzo, no. Tutto quello che ha preso, se lo mette nel suo piatto. Cioè, grattando via quello che rimane. Schiare dalla padella. È la parte più buona questa. La cosa più bella? E dopo c'è la crema catalana.